Vannucci Piante, sponsor ufficiale della Pistoiese, presenta... Sta per andare in onda Sport e Sport. Approfondimenti, curiosità, immagini esclusive dal passato, sfide, giovani talenti. Tutto questo, solo su Sport e Sport. Pensate ad un magazine diverso dai soliti. Pensate ad uno sport diverso dal solito. Ai grandi temi di attualità, ai problemi del mondo del calcio, ai protagonisti dietro le quinte. Pensate a qualcosa di nuovo. Sta per andare in onda Sport e Sport. Come stanno le due nobili decadute toscane, Pisa e Pistoiese? Ma il tempo, diciamolo pure, sta volgendo al meglio. Sicuramente il sole è quasi pieno per la C-Pisa 1909, squadra di recente affidata all'ex condottiero del centrocampo nerazzurro ai tempi di Romeo Coletani e al peperino Stefano Cuoghi. In quei luoghi una improvvisa crisi di risultati aveva portato la navicella nerazzurra ad inaspettato tracollo. L'inaspettato esonero di Paolo Indiani, il condottiero esperto di promozioni dai dilettanti ai professionisti, eh sì, purtroppo per il Pisa e i suoi appassionati tifosi si sta parlando di Serie D. Ed un inciso ci sia permesso. Avete visto come gioca il Bari di Ventura in Serie A? Nonostante gli scippi in termini di punti perpetrati dagli arbitri ai suoi danni. Forse una delle migliori espressioni di gioco della Serie A. E Ventura, a due mesi dal termine dello scorso campionato di B alla guida del Pisa, era più vicino alla vetta che alla retrocessione. Ma torniamo a Indiani, che dopo 7 gare ha messo assieme ben 19 punti su 21 a disposizione. Poi, nelle restanti 4, prima della defenestrazione, miseri 2 punti su 12. E via con l'esonero. Cosa sarà mai accaduto? Due motivi certi, il sistema di gioco e i correttivi apportati dagli avversari, ma soprattutto, non ci vuole molto a capirlo, una certa incomunicabilità tra due caratteri troppo diversi, l'ombroso, schietto, rigoroso Indiani con il vulcanico e decisionista Camilli. Un crollo tale in termini di risultati da il passare da una media del 90% dei punti conquistati nella primissima parte del torneo ad un'altra, il 17%, non poteva non avere conseguenze. Ed allora sotto con l'ex Cuoghi, che forte delle sue idee e dei suoi pallini, intesi come giocatori fidati, ha dato una bella sterzata all'ambiente, in pratica ha abbandonato il bomber Vitaliano Bonuccelli, un 41enne capace di 8 reti in 10 partite con Indiani, e sotto con Carparelli e Chiesa, ma soprattutto con 4 vittorie consecutive su 5, dalla sua direzione della panchina, l'altra la prima fu un pareggio. Ottimo bottino che ha di nuovo proiettato i nerazzurri in testa alla classifica, lanciati verso la vittoria in campionato che, vista la rosa, pare davvero obbligatoria. Conforta il fatto che la difesa, apparsa in precedenza un po' ballerina, ben 13 gol subiti in 11 partite, nelle restanti 5 ne abbia incassate solo 2, rimanendo imbattuta nelle ultime 3, peraltro. Il costante forte apporto del tifo dovrebbe risultare l'altra arma vincente. E scendiamo giù di una categoria, in eccellenza, a considerare il percorso. In netto miglioramento, diciamolo subito, della US Pistoiese 1921, la nuova società arancione, espressione di una holding finanziaria che proprio in questi giorni sta prendendo forma definitiva dopo la chiusura del periodo, diciamo così, di raccolta di fondi freschi. Di soldi in definitiva non è che ne siano stati trovati molti, ma comunque a fine stagione si arriverà di certo, anche se la cifra finora raccolta di 145.000 euro da 12 sottoscrittori, cui vanno aggiunti altrettanti circa 145.000 euro da sponsorizzazioni varie, una cifra che non potrà permettere molto oltre la sana e corretta e puntuale gestione dell'ordinario, cosa che lo scorso anno non era potuta avvenire. Il Consiglio di amministrazione della holding nella sera del 9 di dicembre scorso ha confermato la presidenza Andrea Bonecchi, mentre Fabio Fondatori, come previsto, è stato confermato alla presidenza dell'US Pistoiese dal nuovo Consiglio di amministrazione della società arancione. La situazione sportiva è migliorata, abbiamo detto, è vero, le ultime 3 vittorie consecutive
consecutive, tra l'altro senza subire reti, hanno portato gli arancioni guidati da Di Stefano, anche lui un ex giocatore arancione, al secondo posto della graduatoria. Già, il problema però è che davanti la Pianese finora è un rullo schiacciasassi ed è distante ben 11 punti, un caso quasi unico in Italia, un campionato che sembra già vinto. Pensate, la Pianese ha fatto 44 punti sui 48 a disposizione, con una media veramente enorme del 91,65%. In Italia per ora, ma solo con 14 gare giocate, quindi due in meno della Pianese, c'è soltanto il Savona in Serie D che ha una media migliore, 39 punti su 42 a disposizione. Vale a dire che sia pure con mille problemi, compresa la preparazione iniziata in ritardo, con i suoi 33 punti la Pistoiese sarebbe in linea con il primo posto in molti dei campionati, sia in D che di eccellenza. Questo è il vero problema per ora, aver trovato tra i piedi una squadra che sta stabilendo record su record. Una meta stratosferica raccolta da parte degli uomini di Piancastagnaio, guidati da Davide Sassarini. Lo scorso anno la Pianese fu vicina al salto di categoria, persero la finale dei playoff regionali col Baldaccio, che quest'anno appunto la Pianese sta prevalendo ai danni di una Pistoiese incappata in sconfitte dolorose, in particolare nel derby con il Quarrata e soprattutto nella resa senza condizioni, un 1-3 umiliante a San Piero a Siepe. L'allenatore Di Stefano è stato sul punto di essere sostituito più volte, ma i dirigenti, vuoi per evitare salti nel buio, vuoi per ragioni economiche, almeno per ora hanno soprasseduto. Qui il tifo è deluso, amareggiato, anche se ultimamente si nota un certo ritorno di fiamma, ma anche purtroppo si è notato uno spiacevole e deprecabile episodio di violenza nei confronti di Luciano Bozzi, schiaffeggiato da un tifoso in occasione della trasferta di Montalcino. Episodio isolato che tale dovrà restare. Una Pianese rullo compressore quindi che per ora sta costringendo gli arancioni a tentare le restanti due strade valide per il passaggio in Serie D: vincere la Coppa Italia. Tra l'altro la Pistoiese è in semifinale regionale e giocherà proprio contro la Pianese, o vincere i play-off. Due percorsi molto lunghi e complicati, ma raggiungibili a patto che la giusta crescita, sia societaria che tecnico-tattica, soprattutto dei giovani impiegati, possa proseguire con costanza. Poi non è mica scritto che la Pianese debba continuare a far punti a questo folle ritmo.